chiama twerking e non è solo un balletto in cui si mette in bella mostra il lato B. Impossibile non sapere di cosa si tratta dopo l'esibizione di Miley Cyrus agli scorsi MTV Video Music Awards. La pop star scandalizzò il mondo con la sua performance, abbandonando ufficialmente i panni dell'adolescente Hannah Montana e facendo conoscere al grande pubblico un fenomeno che già circolava da tempo negli ambienti underground dell'hip hop a stelle e strisce. Il balletto della Cyrus diventa un caso virale e tra le star è subito moda, anzi, guerra. Da Beyoncé a Lady Gaga, da Vanessa Hudgens a Nicki Minaj e poi, immancabile, Rihanna. Chi scuote meglio le natiche? E se se ne fa una questione di lato B, Jennifer Lopez non poteva certo restare a guardare. Anche Jenny from the Block è scesa in campo per promuovere il suo nuovo album, a.k.a. rivendicare le proprie origini latine e ovviamente il titolo di regina del fondoschiena formoso. Sarà una moda passeggera? C'è chi crede proprio di no, come la regista Diana Manfredi in arte Spaghetto, che al twerking dedica un documentario per indagarne gli aspetti storici e sociologici. Ho deciso di fare un documentario sul twerking perché non era mai stato fatto prima e vivo a Los Angeles da 3 anni e mezzo e faccio la regista di video musicali, quindi ero a contatto con la realtà hip hop statunitense. Il twerking è sicuramente una danza provocatoria, mima l'atto sessuale incentrata sul sedere, però è vista diversamente a seconda dei punti di vista. Per esempio, nelle interviste che abbiamo fatto in giro per il mondo, culture diverse lo percepiscono in maniera diversa. Abbiamo intervistato delle ragazze in Danimarca, per esempio, che lo considerano una forma di femminismo, quindi per loro è una danza che può significare emancipazione femminile, anche perché non rispecchia un canone di donna fatta in un certo modo, non devi essere magra e alta per farlo. Per girare il suo twerkumentary, Diana, in compagnia di Gianfilippo De Rossi, ha intervistato professionisti del settore in tutto il mondo. Un progetto ambizioso che viene portato avanti con una campagna di crowdfunding, a cui hanno aderito già diverse celebrity. Abbiamo girato con molti artisti internazionali. Per l'Italia abbiamo Fedez, i Club Dogo. Arrivati nei giorni scorsi a Milano, hanno organizzato con Fan Mob un flash mob che ha movimentato l'Happy Hour in Brera. E proprio nel capoluogo lombardo il fenomeno twerking si sta già reinventando come un allenamento per glutei perfetti. Want it? Twerk for it!